Ben ritrovati, cari amici, al nostro consueto appuntamento al settimo cielo sulla tua parola, il commento al Vangelo della domenica. E lo facciamo in modo particolare, in modo diverso oggi, lo facciamo in un luogo particolare. Ecco, possiamo dire di aver cambiato la location in questa puntata. In modo particolare ci troviamo nella chiesa del convento di San Francesco in Lustra Cilento, un convento situato nel Parco Nazionale dei Monti Cilentani. Ecco, in modo particolare, ecco, ci troviamo in questo luogo chiamato Eremo di San Francesco, fondato nel 1425 da San Bernardino da Siena. E qui oggi vivono quattro frati francescani, dove vivono il loro essere fraternità a servizio della Chiesa diocesana, in provincia di Salerno, in Campania, in Italia. Ecco, ci troviamo in questo luogo di grazia, dove vogliamo vivere insieme e approfondire la bellezza del Vangelo, la bellezza dell'insegnamento che il Signore ci dona in questa dodicesima domenica del tempo ordinario, da questo luogo avvolto dal mistero, avvolto dal silenzio, avvolto da quella pace e da quella quiete che permette al cuore di aprirsi per accogliere la sua parola. E lo vogliamo fare leggendo il passo biblico che la liturgia ci propone in questa dodicesima domenica. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: Le folle chi dicono che io sia? Egli risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: Ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: Il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva: Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Ecco, ci troviamo in un contesto molto, molto bello, ma anche intenso, entusiasmante. Gesù si trova in un luogo solitario a pregare, come ci troviamo oggi noi qui, in questo luogo di grazia. E i discepoli erano con lui e Gesù pone loro questa domanda. Dice: Le folle chi dicono che io sia? Pone questa domanda che li incuriosisce. E i discepoli rimangono un po' esterrefatti, dicono: Ma perché ci fai questa domanda? E i discepoli rispondono: Alcuni dicono che sei Giovanni Battista, altri dicono che sei Elia, altri dicono che sei uno dei antichi profeti che è risorto. E Gesù cambia la prospettiva. Si rivolge a loro, ai discepoli, dice: Ma voi chi dite che io sia? Ecco che c'è il capovolgimento della logica di Dio. Chiede a loro: Ma voi chi dite che io sia? Allora ecco che c'è la professione di fede, c'è la professione di fede di Pietro. Tu sei il Cristo di Dio. Tu sei l'unto, tu sei l'inviato. È quella professione di fede che siamo chiamati a fare ciascuno di noi in questo nostro cammino di cristiani, nella nostra riflessione di cristiani. Chi è per te Gesù? Chi è per te colui che ha dato la vita per te, per ciascuno di noi? Oggi, in questa celebrazione eucaristica,
in questa dodicesima domenica, Gesù ci chiede proprio questo. Chi sono io per te? Che cosa rappresento per te? Non deve rappresentare qualcosa che è formale, ma deve rappresentare qualcosa per noi che sia sostanziale, vivente, tangibile, di cui possiamo fare esperienza. E nel momento in cui anche noi saremo capaci di professare che Cristo è il Figlio di Dio, allora vedremo i cambiamenti nella nostra vita. E tutto questo poi ci porterà alla sequela, al cammino, andare dietro a Gesù. Così termina il Vangelo di questa dodicesima domenica. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Con la condizione, si professa Cristo e una volta professato che Gesù è il Signore, allora possiamo metterci in cammino, possiamo metterci alla sua sequela. Però Gesù ci lascia liberi. Se qualcuno, in questa espressione, se qualcuno, si racchiude il mistero di una vocazione, il mistero di Dio che è amore, che è passione, di un Dio che è fedele. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Che significa seguire Gesù? Mettersi alla sua sequela, vivere gli insegnamenti che egli stesso ci ha dato, vivere di quella esperienza esaltante, bella, quell'esperienza che ci permette anche a noi cristiani di far cadere quelle impalcature che abbiamo e rivelarci così come siamo, perché l'uomo può vedere le impalcature, Dio guarda il cuore. Per questo Gesù dice ai discepoli: ma voi chi dite che io sia? Gesù non ha bisogno di impalcature. Gesù ha bisogno di un cuore libero, Gesù ha bisogno di un cuore aperto, che sappia accogliere il suo messaggio. Allora anche noi come i discepoli possiamo professare la nostra fede e dire: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, tu sei colui che ci dona speranza, tu sei colui che ci permette di seguirti, perché solo tu sei l'amore vero, sei l'amore gratuito. Buona domenica a tutti.